Buongiorno, oggi sono le 8:10. È sabato e io ho dormito 5 minuti di più. Che bello. Oggi facciamo un tuffo nel passato perché praticamente dobbiamo andare a casa vecchia a incontrare il nuovo inquilino. E quindi andremo a casa vecchia. Sono 2 anni che non abitiamo più lì, che abbiamo fatto un upgrade di casa e quindi andiamo. Però per ora andiamo da mammina e ci facciamo un'altra oretta di sonno, perché non è stare svegli alle 8 è fuori dal, è contrario alla mia religione. Qui parcheggiamo e noi ci vediamo dopo. Aspettate, parcheggiato, ci vediamo dopo, ciao. Allora, fa un freddo della miseria adesso, cioè fanno 9 gradi e beh, stamattina ho lavoricchiato un po', però è, cioè, oggi fa un freddo pazzesco, questo non si sa che deve fare. Su su bello di casa, su cocco, su non ci passi, su dai. Sì. E ah, che freddo mio. Questo 2016 inizia l'insegna delle novità. Ci sono delle novità che non vi posso al momento raccontare. Oh, come le youtuber famosissime che vi dicono: ci sono delle novità, c'è un segreto ma non ve lo posso ancora dire. Sì, purtroppo c'è una novità. Purtroppo no, per fortuna c'è una novità che al momento non vi posso ancora dire, ma la vedrete penso nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. E mi pare molto carina. Sì. Molto carina. Io di solito questa sciarpa, scusate, questa sciarpa non la porto così perché è molto calda, però siccome oggi fa molto freddo la vedo, la trovo molto comoda in questo momento. Mi sento il collo tipo che avessi il collare di un incidente, tipo quello che indossava Alidinamos, non ricordo come si chiama, io la chiamo Ali, faccio prima. E ieri sera ho girato il video dei preferiti del 2015, penso che andrà online martedì alle 5. E sì, prima li mettevo online la mattina alle 9 e mezza, però spesso la connessione non è proprio velocissima, quindi rischiavo di non fare in tempo, cioè rischiavo di non fare in tempo a caricarlo, quindi alla fine ho deciso di spostare l'orario al pomeriggio, che tanto comunque io inizio a lavorare e quindi il computer è... sto fermo in fila, non è che sto guidando con l'occhio così, e quindi ho deciso di spostarlo al pomeriggio. Come al solito cerco di caricare 2 video a settimana quando ci riesco, perché non sempre ci riesco, però con il computer nuovo devo dire che
È tutto più facile perché è molto più veloce il lavoro, anche non ho meno problemi anche con il trackpad, perché praticamente con il MacBook quello bianco, molte volte quando io collegavo il computer alla corrente, quindi lo mettevo sotto carica perché tra l'altro la batteria non era più così giovanissima, il trackpad aveva dei problemi, quindi spesso non riceveva il giusto input, faceva dei problemi, e quindi ovviamente mi rallentava il lavoro. Invece così è molto più veloce, perché comunque il MacBook Air è nuovo, è di quest'anno, del 2015, è molto più veloce. E è molto più veloce anche per tutto il resto, perché comunque i programmi si aprono subito. Photoshop si apre in mezzo secondo, anche quando devo modificare le foto per il giornale. Photoshop si apre in mezzo secondo, che prima ci voleva un quarto d'ora per aprirlo. Invece mi sta dando, non so se avete del problema anche voi, mi sta dando dei problemi un pochino. La posta, che è quella standard del Mac, che è mail praticamente, in sostanza, quando io vado a cliccare sulla mail arrivata, non si apre, nel senso, io ho praticamente l'impostazione che sopra ho l'elenco dei messaggi e sotto ho la casella dove si apre il messaggio, dove si viene visualizzato il messaggio che io ho selezionato. In sostanza non mi si visualizza sotto. A volte se io apro il messaggio, quindi faccio aprire la casellina, una seconda casellina, me lo fa. A volte nemmeno così, e quindi devo chiudere e riaprire l'applicazione. Non so se è un problema del computer o un problema di mail. Boh, fatemi sapere se avete pure voi questo problema o come poterlo risolvere, perché sinceramente non lo so, non vorrei mettermi a smanettare troppo sul computer onde evitare di fare casini o roba del genere. Magari devo cercare su qualche forum della Apple. Per capire un attimino, però se voi lo sapete, datemi un consiglio. Questi sono i guanti che mi hanno regalato le mie sorelle per Natale, e sono caldissimi. Vabbè, le punte ovviamente sono congelate, però almeno il palmo della mano e il dorso stanno al caldo, perché comunque prima stavo a casa di mia madre, mia madre stava facendo le pulizie, quindi era tutto aperto, avevo le chiazze del freddo sulle mani e non era una cosa molto, molto carina. Detto questo, ci sentiamo dopo. Ciao. Eccolo che arriva. Ecco, il Save the Lord. Fans. Ciao. Ciao. Ho appena lasciato Marco, che vi ha salutato, al negozio, perché abbiamo fatto a casa vecchia, a Trullo. Sì, vabbè, abbiamo parlato con il nuovo inquilino, un po' di cose, dei lavoretti, qualche cosa. E adesso io dovrei ancora mangiare, perché in tutto questo non ho pranzato. Andiamo a mangiare, a prendere da mangiare. Grazie. Sto andando a riprendere Marco al lavoro, perché oggi la macchina l'avevo io e quindi lo devo andare a riprendere io. Aspettate, ok, non c'è nessuno. Quindi appunto lo devo andare a riprendere io. Diciamo che oggi è una giornata abbastanza serena dal punto di vista lavorativo, non tanto degli spostamenti, perché appunto oggi Ardea, Ostia, Ostia, Trullo, Trullo, Roma, anzi Ardea, Ardea, Ostia, Ostia, Trullo, Trullo, Ostia, Ostia, Ardea di nuovo. E poi stasera andiamo a mangiare fuori, andiamo a mangiare il giapponese. E basta.
abbiamo un giapponese nuovo che ha aperto vicino casa e sono quelli con la formula all you can eat. Vabbè, scusate se non c'è luce, quelli con la formula all you can eat. Ci siamo trovati bene, ci siamo trovati anzi molto bene, perché prima andavamo ad un giapponese sul lungomare di Torvaianica, però è praticamente un anno, perché l'ultima volta che ci siamo andati era San Valentino, non ci siamo più tornati, perché praticamente noi avevamo prenotato quindi un tavolo per due, una prenotazione per due per San Valentino, ovvio, no? Ok, praticamente ci hanno messo in un tavolo, in una delle salette riservate, insieme ad altre a due ragazze, cioè nel senso privacy zero, perché comunque era un tavolo tipo da sei, quindi c'erano loro, i due posti liberi del tavolo centrale, e noi, quindi privacy zero, soprattutto perché stavi anche in una in quelle stanzette, diciamo, private, e quindi comunque c'è più silenzio, sei più riservato, quindi quello che dici comunque si sente tutto, e già là non mi era piaciuto, non l'avevo apprezzato particolarmente. Poi comunque, solo per far arrivare gli antipasti, allora praticamente ti portano gli antipasti di benvenuto, diciamo, che sono offerti da loro, che sono quella specie di fagiolini di soia, diciamo. Quelli ce l'hanno portati dopo un'ora e non ci avevano ancora portato l'acqua, le bibite, quindi non avevano ancora preso le ordinazioni. Avevamo poi cercato di dare le ordinazioni, però dopo un'ora e mezza non era arrivato niente. E alla fine io li avevamo sollecitati, perché io a un certo punto mi incavolo quando dico: oh, porca miseria, vi abbiamo sollecitato 200 volte, non ci avete dato retta. E alla fine mi sono incavolata e ho detto: guardate, noi ce ne andiamo, perché comunque questa situazione non è possibile. Oltretutto non era la prima volta che avevamo problemi di questo genere, magari nelle volte precedenti diciamo non era così accentuato il ritardo, però c'era comunque stato, e quella volta ce ne siamo andati, tant'è che noi siamo andati via e la padrona, quella signora che credo fosse la padrona, ci sta uscendo le cose, e io ho detto: guardi, è passata più di un'ora e mezza, mi dispiace che le cose siano uscite, però io noi ce ne andiamo, perché non è possibile una cosa del genere. E quindi non ci hanno più visto.